Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti nelle quotidiane news su Farming Simulator, quotidiane quando c'è qualcosa da dire. E oggi abbiamo qualcosa da dire. C'è una piccola pustilla da fare. Non so se avete notato, sono 5 giorni che non esce una mod, Il mod hub è praticamente morto, però ci sono 5.000 mod. Qualche giorno fa la Giants ha fatto un vlog e vai 5.000 e vai. Quindi tutto perfetto, tutto a gonfie vele, e sono ritornati i modder con qualche notizietta qua e là. Sono contento. Come avete letto dal titolo, ci sono novità anche in casa Peppe. Abbiamo notizie su, finalmente sul TK4, che mi arrivavano sempre sti messaggi, ma TK4, ma che ne so, se Peppe non dice niente io non lo posso sapere. Ora finalmente Peppe ci ha mostrato degli screenshot e quindi adesso andiamo a parlarne. Prima però un bel likeino, che per me non è fondamentale, di più una bella iscrizione. Cose fondamentali da ricordarvi: la mia affiliazione a Giants per acquistare tutto quello che riguarda farming e senza alcun sovrapprezzo se siete da PC, e così facendo potete aiutarmi non solo a mantenere la partner argento ma anche a prendere quella oro. Poi la mia piattaforma viola, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi, aiutarmi, sostenermi, non avere più le pubblicità, e potete anche entrare nella fantastica chat Telegram riservata agli abbonati. Lì se ne vedono di cotte e di garant, ragazzi, di cotte e di garant. E poi, per sostenere anche questo canale, un abbonamentino, super grazie e grazie, perché per me è importantissimo. Detto questo, ragazzi, fiondiamoci nelle news. La prima news riguarda Farming Simulator 23 per mobile e Nintendo Switch. Un pre-continent update, ovvero avete dei trattori in più. Che cosa avete in più, amici? E giocate dal 23, avete i Kubota, avete il Kubota M8, avete l'M7 e l'M6, ok? Tanta roba. Ora vi faccio vedere anche il video. Qui siamo sul canale YouTube della Giants, ci mostrano questo breve filmatino con i vari cubotini. Anche la macchinetta c'è, c'è anche la macchinetta, vedete? Eccolo qua, questo è l'M8. Carino, questo è l'M7, questo è l'M6, quindi questi sono i trattoretti Kubota che avete sul... E questa è la macchinetta, la mitica macchinetta. Ecco qua, questi sono i nuovi trattorini che avrete sul vostro fantastico Farming 23, per chi gioca ovviamente da mobile e da Switch. Eccolo qua. Li rivediamo tutti uno per uno. M7, ho tolto l'audio perché è sempre meglio togliere gli audio quando si vedono altri, i video. E la RTV, la macchinetta, eccola qua. La macchinetta però è a pagamento, vedete? Cioè, mentre questi tre sono gratuiti, la macchinetta è a pagamento, vedete? Vedete, c'è scritto qua. Sui mobile, tra l'altro, è a pagamento sui mobile, quindi probabilmente sulla Switch è gratuita o non c'è per niente, non lo so, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Da quello che ho capito io, la macchinetta c'è su Switch, è gratuita ed è a pagamento sui mobile, da quello che ho capito io, però non avendo Farming 23 non lo posso sapere, scrivetemelo voi qua sotto nei commenti. Ma passiamo oltre e passiamo alla notizia su cosa? La notizia del giorno, ovvero il ritorno del New Holland TK4. Qui vediamo il TK400M cingolato, bellino, con l'arco di protezione, con tanto di dirt già applicato e finalmente messo in gioco. Ora, non so perché Peppe non ci abbia più fatto sapere nulla di questi trattori. Se magari si era preso una pausa lui per problemi suoi, per scelta sua, non ho idea, lui non lo specifica. E lui scrive solo bentornato modding, quindi ufficialmente possiamo dire che Peppe è tornato al lavoro con i TK e probabilmente li vedremo molto presto, speriamo, sul mod hub, a meno se sblocca qualcosa. Ma una novità che ci ha fatto vedere è anche la bellissima colorazione centenario. Ora, io non so se questa è l'edizione centenario, però vedete che qua la Decals somiglia parecchio alla Decals centenario. Bella, questa sarà la mia colorazione appena metterò il trattore in gioco. Raga, il cuore, il cuore. Il terracotta è il terracotta, non ci posso fare niente, il cuore batte.
E proprio mentre stavo editando il video, il buon Peppe ha caricato fresche fresche queste nuove immagini che ci confermano che questo New Holland sarà il Fiat centenario. Eccolo qua, lo vediamo, anche se un pochino sgranata qua la decals. Vediamo con la scritta TK4 100F Fiat centenario. Quindi è confermato che sarà la versione Fiat centenario. Che roba, che roba, che roba. Qua la vediamo, vediamo insomma il Fiat centenario alle prese con questa bellissima trincia. Mamma mia, tanta tanta roba, tanto tanto hype. Grazie Peppe che ci hai risvegliato l'hype. Speriamo che si risvegli anche il Modab. E chiudiamo la puntata odierna delle news con la Palegnè, la bellissima mappa che sta facendo Massette, questa mappa francese. Io l'ho paragonata un po' alle mappe di Edo, perché anche Massette è un artista come Edo, quindi le sue mappe sono meravigliose. Mappa che, vi ricordo, uscirà per console e per PC una volta pronta. Qui ci fanno vedere uno scorcio innevato bellissimo, invernale. Guardate che bella casa, che mega casona, devo dire. Questo sembra più un hotel quasi che una casa. E poi qui vediamo anche uno scorcio sotto quello che è un ponte ferroviario, probabilmente. Ponte ferroviario, uno stoccaggio, un garage, una rimessa, un qualcosa. E la stessa casetta in lontananza, perché se guardate mi sembra, non lo so se è la stessa, non lo so se è la stessa. Guardate il colore, il legno, vedete il colore, boh, non lo so. Vabbè, comunque una casetta in lontananza. Quindi non solo ha ripreso i lavori Peppe, ma hanno ripreso i lavori alla grande anche gli amici di Massette. Tanta roba, ragazzi, speriamo che si sblocchi sto Modab, perché ne abbiamo veramente bisogno. Altra foto da parte di Azbunker Modding, ragazzi, tanta roba, tanta roba. Ora io non ho capito bene se è una collaborazione con CR82 MDF. Comunque entrambi sono taggati su questa foto, su questa immagine. E qua, amici, proprio godiamo, perché vediamo la colorazione del Lamborghini bianca, perché mi sembra quella bianca, quindi ci saranno entrambe le colorazioni. Ragazzi, la vista non mi inganna, questo è bianco. Quindi vediamo il Lamborghini bianco, qua vediamo la colorazione Deutz, cioè il modello Deutz, perché poi non si tratta solo di colorazione ma anche di modello. Vedete, il cofano è totalmente modellato, tutto diverso, ogni modello è a sé. Vediamo l'Hurleyman e dietro il Same. Quindi, ragazzi, questo pack non è ancora pronto, perché vedete che sul Deutz mancano ancora le decals. Però, raga, quando uscirà questo, senza dubbio sono sicuro che sarà il pack dell'anno, del 2024. A meno che non esca qualche altra mod così che ci sorprenderà, questo c'ha le carte in regola per essere veramente il pack dell'anno. E noi non vediamo Loretta. Vogliamo salutare anche Loretta? Ciao Loretta! E niente, raga, è tutto. Dai, mod di oggi, no, mod, news, magari mod, a vederle le mod ormai sono un miraggio. News di oggi abbastanza cicciose, abbastanza succose, tanta ciccetta sulla brace, eh. Speriamo pure di magnalla, però, sta ciccetta, perché per adesso ne stiamo solo sentendo l'odore e poco in bocca ci arriva poco. Ma comunque, lasciate un bel like, commentate, fatemi sapere la vostra su tutto quello che abbiamo detto in questo video, qual è la mod da voi più attesa. E noi, amici, ci vediamo al prossimo video. Ciao!